Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, lunedì 9 agosto. Sono 1410 gli attuali contagi nella nostra provincia. Il report dell'ASP di Agrigento, riferito a ieri, registra 61 nuovi casi, 2 decessi, 8 nuovi ricoveri. I guariti sono 37, gli attuali ospedalizzati 46, di cui 3 in terapia intensiva. A Sciacca i contagiati sono 31, a Caltabellotta 39, a Porto Empedocle 83, a Ribera 15. Uno dei deceduti era un uomo di Caltabellotta di 50 anni che non era vaccinato. In aumento i casi Covid in Sicilia, che resta la regione al primo posto per contagi, 822 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 9.083 tamponi. L'incidenza sale al 9%, sabato era al 4,4%. L'isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero, si avvicina sempre più la ipotesi di diventare zona gialla già dopo Ferragosto. Arriva la settimana del grande caldo, la Protezione Civile lancia l'allarme: nei prossimi giorni il rischio incendi aumenterà notevolmente, complici temperature che potrebbero superare i 45 gradi. È dunque necessaria la massima attenzione da parte dell'istituzione e la collaborazione dei cittadini. Gli incendi per autocombustione, lo vogliamo ricordare, sono molto rari. A scatenare le fiamme sono purtroppo l'incuria nella quale versano le aree boschive, i comportamenti dei cittadini che lasciano rifiuti senza curarsi delle conseguenze, la scarsa manutenzione. Un incendio su due lati è divampato ieri nella zona di Poggioreale. Le fiamme sono arrivate anche vicino al Cretto di Burri. L'opera di land art realizzata da Alberto Burri nel luogo in cui sorgeva la città vecchia di Gibellina. Fino al tardo pomeriggio hanno operato diversi canadair e un elicottero dei vigili del fuoco. L'incendio è stato monitorato dalla sala operativa della Protezione Civile regionale. Il governo siciliano interviene a sostegno delle aziende zootecniche colpite dall'eccezionale ondata di incendi dei giorni scorsi per fronteggiare le più urgenti necessità legate alla sopravvivenza del bestiame. È stato deciso ieri pomeriggio dopo un vertice: per accedere ai benefici gli allevatori dovranno dichiarare alla Protezione Civile siciliana la superficie a pascolo andata in fiamme, lo stoccaggio di fieno distrutto e il numero di capi detenuti. Saranno ristorate anche le spese del ripristino delle recinzioni. Calcio: mentre l'Unitas Sciacca oggi comincia la terza settimana di preparazione precampionato, l'Acragas si raduna per la prima volta. La squadra della città capoluogo anche quest'anno sarà costretta a fare il campionato di eccellenze ed a partire con il solo e unico obiettivo della promozione, più volte fallita negli ultimi anni. Le recenti vicende societarie non inducono all'ottimismo in casa grigentina, mentre l'Unitas Sciacca, per la sua organizzazione, sembra stia costruendo un gruppo forte e ambizioso ed è accreditata tra le migliori squadre del campionato di eccellenza. È tutto, restate con noi sul nostro portale per avere tutte le notizie del giorno.